Ciao a tutti ragazzi, questi sono gli acquisti che ho fatto oggi, il primo giorno che siamo in Giappone. Parte di essi sono stati fatti ad Akihabara nel pomeriggio, mentre gli altri in giro per Tokyo oggi, come avrete visto in qualche altro video. Sono abbastanza e non sarà lunghissimo, ma comunque non neanche corto come video. Partiamo subito dalla prima cosa che ho comprato appena sceso dall'aereo, subito lì a Narita, una coppia di jumper appena uscita, che è veramente spesso, sapevo che era spesso, ma è veramente enorme. E visto che è il jump per festeggiare il 45esimo anniversario, all'interno ci sono gli adesivi di tutti i manga, tra virgolette, migliori di jump. Poi passiamo a una cosa bella ingombrante, i Kitausen, scala 1 a 6. E l'ho trovato in offerta sui 120 euro, 115 più o meno col cambio, 100, 115, ed è veramente grossa, una scala 1 a 6. Jump invece non costava tantissimo, ve lo dico subito, 2,50 euro, 2,50 euro jump. Vi dico anche i prezzi così avete un'indicazione. Akihabara non è prezzi bassissimi, ve lo dico subito, io pensavo meno, ma non sono bassissimi. Ho trovato questo che qui in Giappone vanno tantissimo, è il fungo di Mystery Detective, non so se è un gioco per il DS, ne sono usciti due, e qui c'è qualsiasi cosa, portachiavi, gadget, è veramente famoso, dunque ho preso qualcosina di questa serie perché comunque a me piaceva, ma in Italia non usciva niente. L'ho pagato, vi dico subito, 9 euro. 9 euro. Jesse, la versione mini Toon, quella con la testa un pochino più grande, è all'incirca 18 euro. In Italia costerebbe tipo 40, comunque 18 euro è un buon prezzo. Serie di One Piece, con tutte tra virgolette belle ragazze, 25 euro, serie completa. Ancora in cellofonata, non è ancora aperto, sono proprio arrivato adesso, abbiamo ancora il fuso di tutto il viaggio e facciamo una rapida così perché poi domani sarà un macello. I gatti di Monster Hunter, momento in cui sono impallato con Monster Hunter perché ci sto giocando quando ero in Italia, appena uscito il gioco e dunque non potevo non prenderlo. Anche questo costo di 10 euro. 10 euro. Sempre funghi, sempre Mystery Detective, 9 euro anche questi. Ci sono vari personaggi all'interno e si possono modificare se si prendono altre serie, ma ne ho preso giusto uno da vedere com'è. Serie completa del volume 5 di Monster Hunter, i mostri, ancora chiusa ma completa. E poi nei prossimi giorni cercherò anche gli altri capitoli che mi mancano, li prendo. E costo di questo è intorno ai 55 euro, ma sono tipo 12 pezzi, comunque buono. Code Geass, uno dei Gundam principali, questo un prezzaccio 12 euro, è poi da montare, ma 12 euro è veramente un buon prezzo. Sempre 12 euro, il Lancelot. Sto anche pensando poi se prendere gli altri. 20 euro Saber Lily, sempre da montare. Ho sbagliato, quella era Saber normale, questa era Saber Lily, sempre 20 euro, sempre da montare. Da Megaman 20 euro, volevo anche Megami, ma tutti i negozi di oggi era sold out. Adesso poi è il primo giorno, abbiamo 10 e dunque potremo continuare a cercarlo. Poi ho trovato qualcosa di One Piece, It's Drake della Bandai, a 25 euro. Sempre con Jess Cullen. Sempre le versioni Toon, questo qui mi è costato un po' di più, 35, perché tipo non c'era nessuno e chi ce l'aveva la vendeva di più.
Jersey Borny di One Piece, sempre, 20 euro, Bandai. Non correggetemi la sua pronuncia perché è tardissimo e sto crollando, dunque scusatemi se a volte sbaglio. Edizione speciale di un manga di Naruto in due numeri. Devo ancora aprire e guardare cos'è, ma è una versione molto rara, me l'ho spiegato e l'ho presa. Numero 5 e numero 6 dei protagonisti di Dragon Quest. Siamo intorno ai 12 euro. Ah, i manga di Naruto, mi sono dimenticato di dirvi, vengono 7 euro l'uno. Abbastanza come cifra. Speciale Dragon Quest 9 ed è 4 euro. Poi questi non leggo ancora il manga, ma mi ero tentato a prenderlo, però è un prezzaccio. 4 euro e 5 euro, che roro. Ottimo. Una guida su tutte le figure uscite di Monster Hunter negli ultimi anni, è ancora chiusa in cellofane, ma l'ho già potuto sfogliare là con l'esposizione, ci sono tutti i costi, come erano, le forme, veramente bello. Sempre di Monster Hunter, e di questa edizione qua avevo solo il Lanciacruz d'avorio e ho preso gli altri. Poi vi faccio vedere, e il costo indicativo di ognuno è intorno ai 20 euro. Dovrebbe essere tutta la serie, se non me ne è scappato qualcuno che poi cercherò nei prossimi giorni. Poi Dragon Quest, lo speciale del 25esimo anniversario, 15 euro. Basil Atkins della Bandai, 25 euro. Abbiamo trovato l'Hard Rock Café. Abbiamo preso due t-shirt, una che avevo già messo su oggi per cambiarmi, perché qui fa veramente caldo, saranno tipo 22 gradi ma c'è un'umidità pazzesca, e poi un'altra verso quella classica, 20 euro l'una. Sempre il Dragon Quest, alcune figure basiche, tutte a 12 euro indicativamente. Pupazzi nuovi di Dragon Quest, sempre intorno ai 10 euro. Baggy Clown, la versione mentre beve sake. C'era anche la versione di Crocodile. Adesso poi vediamo se la troviamo nei prossimi giorni, soprattutto se riusciamo a far restare in valigia, perché sono figure abbastanza grosse, portare in Italia è abbastanza un po' di. La versione di Lioleia, sempre Monster Hunter, grande. Ah, mi sono dimenticato di dire il prezzo di Baggy intorno agli 80 euro e Lioleia a 65, quindi questa qui era in promozione. Ce ne sono tre, solo che gli altri venivano tipo 120, tantissimo. Vedo se le trovo meno. Della Pop, sempre in promozione, 65 euro. Erano gli ultimi pezzi. Kid mi è costato un po' di più, intorno ai 95, ma in Italia costa sicuramente di più. Un adesivo per la valigia di Monster Hunter da attaccarci sopra. Una serie completa di armi di Dragon Quest, chiusa in cellofanata nuova, che mi mancava. Sto per essere sommerso dalla roba.
Poi questo è una chicca, l'ho comprato in una libreria abbastanza famosa giapponese, è l'ultimo numero uscito di One Piece e me l'hanno incartato benissimo per non farlo rovinare. Incredibile, veramente bravissimo, adesso quello lo metterò. Poi ultimi acquisti, qualche pallina, qualche gashapon, One Piece, un nuovo topolino perché c'era Disney Channel Tokyo, siamo entrati. E poi un ricordo dello Square Enix dell'Udas Bar che abbiamo mangiato, poi vedrete le foto e le immagini. Queste sono delle tessere che quando c'è un videogioco in sala giochi, praticamente riesce tra virgolette a catturare il Pokémon nel gioco e ti regala questo. Ed esce la tessera. La tessera poi, come un Pokémon vero, può aumentare di livello giocando allo stesso videogioco e così via. Ne ho vinte tre. Poi magari se ho più tempo in questi giorni ci vedo un occhio. Queste qua sono quattro spille di Monster Hunter, me le hanno regalate quando ho comprato tutta la roba di Monster Hunter, e un paio di bacchette di Hello Kitty che è un regalo, e un gashapon sempre di Mystery Detective. Questi sono gli acquisti del primo giorno, spero vi siano piaciuti, spero soprattutto di riuscire a farli stare in valigia, e abbiamo visto abbastanza posti. L'unico dispiacere e rammarico che abbiamo cercato lo Square Enix Shop e ha chiuso pochi mesi fa e dunque non siamo riusciti ad andare. Ma per il resto abbiamo visto un po' di cose, è il primo giorno dei 10 giorni e vediamo nei prossimi giorni. Domani è dedicato completamente ad Akihabara. Grazie per aver visto il video, ciao!